Oggi si tratta un po' di colmare questo gap che c'è fra gli studi accademici e quella che è poi la produzione industriale. In effetti, se si guarda la letteratura scientifica anche in quest'ambito di quella che è la valorizzazione del fico d'India, effettivamente si trovano molti lavori. Però analizzandoli con più attenzione si vede che la stragrande maggioranza è focalizzata su un interesse su scala molto piccola, su scala laboratorio. Quindi lo sforzo e quello che si cercherà di vedere oggi è quali sono le tecnologie, le opportunità, i processi che mettono insieme l'industria e gli studi, le conoscenze attuali per poter scalare dei processi produttivi che possano valorizzare tutti quelli che sono i cosiddetti by-product nell'ottica dell'economia circolare e nell'ottica di fare profitto da quelle che sono dei prodotti magari minori, tuttavia di interesse, in particolare dove si riescano a isolare e a concentrare dei prodotti di alto valore aggiunto per l'industria nutraceutica e addirittura farmaceutica. Siamo nello stabilimento di Biancavilla e cercheremo di andare ad analizzare i macchinari, le tecnologie già esistenti per andare ad applicarle alla lavorazione del fico d'India. Noi lo facciamo di mestiere da 40 anni, di cercare di andare ad analizzare le tecniche di separazione per andare ad ottenere in modo netto e preciso tutti i vari prodotti che si possono dalla lavorazione del frutto, quindi separare nettamente quella che è la polpa per poi ottenere dei succhi, separare in modo netto e preciso e pulito i semi che possono poi portare a fare un'altra tipologia di lavorazione per ottenere degli oli, andare a tenere ben separate le bucce che possono diventare poi una matrice organica per fare ulteriori prodotti e poi andare ulteriormente a dividere e raffinare i prodotti ottenuti in raffinazioni secondarie per poter ottenere magari dei dolcificanti per la lavorazione di pasticceria o di altre industrie alimentari, oppure addirittura estrarre il colore, i pigmenti per arrivare ad ottenere degli ingredienti per dare colorazione anche questa volta a prodotti alimentari.